Ma ciao a tutti che si racconta in paese. Che ne dite di parlare di treni oggi? Tempo fa avevo parlato dei percorsi più pericolosi, belli e strani. Oggi andiamo più nel particolare con i treni. Non penserete siano solo le macchine a poter essere modificate e diventare stranissime. No, no, signori e signore. L'essere umano si può sbizzarrire nel creare qualunque genere di cosa. Se quindi oggi volete vedere un'altra incredibile, strana classifica che spero vi piacerà, allora ricordatevi prima di fare un saltino sul mio canale Telegram di sconti ufficiale, così da risparmiare ogni mese una barca di soldi e che ne so, magari comprarvi un vostro treno. Ehi, nulla è impossibile, l'importante è crederci e affrontare la vita seduraiati. Partiamo! PS, il treno in copertina esiste, rimanete fino alla fine per sapere cos'è e se è veramente così grosso come sembra. Snowplow. Molti anni fa, secondo le leggende, in inverno le strade si riempivano di neve e tantissime volte si saltava la scuola per via di questa cosa. Oggi la situazione è un pochino cambiata, in molte parti del mondo, ma in altre la neve abbonda e come? Per rimediare a ciò non si usano soltanto poveri stagisti sottopagati per ripulire le strade, ma anche treni dotati di un'attrezzatura particolare, chiamata Snowplow. Ok, magari non puliranno le strade, ma possono pulire le rotaie in modo spettacolare. È una specie di ventola gigante che si attacca davanti al treno per eseguire il lavoro. Ce ne sono alcuni però interamente creati apposta per spalare la neve. I video ritrovabili in rete, ripeto, sono a dir poco spettacolari, specialmente se guardati a velocità più alta. Io dal vivo non li ho mai visti perché da noi è rarissimo che ci sia bisogno di una roba del genere. Da voi invece c'è ancora così tanta neve ogni anno? E quindi avete mai visto queste cose? Shinkansen. Ovviamente qualunque classifica rispettosa e degna di nota sui treni deve includere almeno in una minuscola piccola posizione il treno giapponese per eccellenza, lo Shinkansen. Io sono andato in Giappone ma non ho avuto l'occasione di salirci, ma ho fatto le mie ricerche. Lo Shinkansen in realtà non sono i treni in sé, ma è il nome della linea ferroviaria su cui transitano. Sono detti super espressi, oppure treni proiettile, non soltanto per via della loro inusuale forma fatta apposta, ma anche per l'incredibile velocità che possono raggiungere. Il Giappone è stato il primo paese al mondo ad introdurre nel, ascoltate bene, 1959 le linee ferroviarie ad alta velocità. In Italia ci siamo arrivati giusto un pochino più tardi, nel 1997. Con linee però molto grezze. La vera rivoluzione era arrivata nel 2012 con i treni freccia. Questo per farvi capire quanto siano avanti i nostri amici asiatici. Comunque questi treni partono da un minimo di 200 km orari a un massimo di 450. Ma sapete la cosa più buffa? È che da qualche anno è cominciata la costruzione di una linea ferroviaria con treni che sfioreranno i 600 km orari, il Chōu Shinkansen. Questi verranno ultimati nel 2027 a Tokyo e nel 2045 ad Osaka. E niente, io ho sempre incubi la notte dove sento una voce che dice: annuncio ritardo, annuncio ritardo, annuncio ritardo. Zeppelin su rotaia. Lo Shinkansen... Ok, lo Zeppelin su rotaia, che penso sia meglio per tutti che io lo dica in italiano, era un treno sperimentale. Venne costruito all'inizio del 1930 nelle officine Hannover e doveva essere l'inizio della creazione di alcuni modelli con un motore aeronautico. Aveva pure l'elica davanti. All'inizio non era malaccio, andava bene. Anzi, aveva battuto il record di velocità dei tempi, superando i 200 km orari. Tutto sembrava procedere come si deve. Ma, il piccolo insignificante ma, riguardava l'elica. Era troppo pericolosa, anche il motore era instabile. Cosa sarebbe potuto accadere con viaggi lunghi? E ripeto, l'elica non era sicura. Immaginate andarci vicini anche solo per sbaglio durante la partenza. Poi la forma stravagante non consentiva l'aggiunta di altri vagoni. E per di più, per i piccoli movimenti aveva bisogno di un motorino a parte, tipo per la partenza e gli spostamenti nelle zone di sosta nelle stazioni ferroviarie. Ai tempi era impensabile far girare lentamente un'elica per spingere delle tonnellate. Questi erano alcuni dei tanti motivi per cui fu completamente smantellato e direi per fortuna così non dovrò più pronunciare nomi simili. Sandaoling. Ok, non so come, ma senza nemmeno volerlo, trovo le robe più strane e incredibili riguardanti un paese altrettanto incredibile, cioè la Cina. Per esempio, eccovi il Sandaoling. Vedete queste locomotive? Non sono dei tempi andati, assolutamente no, sono locomotive a diesel di oggi. La Cina è l'unico paese al mondo ad utilizzarle tuttora a pieno regime, per trasportare il carbone dalle miniere e altri lavori sempre riguardanti questi posti. Fino al 2017 erano 8 quelle attive.
Oggi sono soltanto 3 e sembra fino alla fine dell'anno verranno utilizzate. La cosa più spettacolare è di notte. Come potete vedere sembra una festa di fuochi d'artificio. Ovviamente mantenere certe locomotive ha un costo ed è pure faticoso essendo tecnologia dei tempi andati. Moltissimi sono i lavori di manutenzione necessari. Sono chiamati anche treni infernali. M497. No, tranquilli, non è il PIN del mio bancomat. Se eravate sorpresi di vedere un treno con un'elica da aereo, sicuramente questo vi lascerà ancora più scioccati. Era un treno sperimentale spinto da un motore jet turbo. Esatto, letteralmente spinto. Non con un motore che trasmette direttamente alle ruote come dovrebbe essere. Fu testato per la prima volta nel 1966 negli Stati Uniti, per le vecchie linee ferroviarie di New York, ed era riuscito a raggiungere la velocità di 295 km orari. E direte, grazie al cavolo, sono bravo anch'io con dei motori jet. E in effetti concordo in pieno. Ma proprio per questo motivo era impossibile gestirlo. Le rotaie di allora non potevano sopportare uno stress del genere, rischiando quindi di distruggere tutto. Quindi New York decise di scartare questo modello immediatamente. Alla fine fu utilizzato per poco tempo anche in Pennsylvania. Transrapid. Avete mai sognato di stare su un treno senza il rumore fastidioso delle rotaie? Immaginate che bello! Sì, il contrario delle metro di Milano, dove sicuramente varie volte ho perso un po' di udito. Beh, i treni silenziosi esistono in Germania da moltissimo tempo, tipo dal 1987. Eccovi il Transrapid. Corre a circa 8 metri dal suolo. Si trova a Emsland, in Germania. Nel 1989 il Transrapid ha stabilito un primo record di velocità, toccando i 436 km orari. E attualmente ha superato i 500 km orari. È un treno monorotaia a levitazione magnetica. Per questo motivo è così silenzioso. In molti paesi del mondo stanno costruendo delle cose simili. In Cina è già disponibile con la linea che collega Shanghai all'aeroporto Pudong. E piccola pausa quiz, anche oggi con una bella frase. Sinceramente adoro tantissimo alcune frasi di film famosi, per questo penso sia un bel modo di fare quiz, che dite? Meglio così o le emoji? Fatemelo sapere assolutamente nei commenti. Comunque sia, a che film si riferisce questa frase? Piccolo indizio, è un film d'animazione che con il secondo capitolo ha superato il miliardo di incassi. Andiamo avanti. Il treno più lungo. E oltre al punto giapponese, in ogni classifica che si rispetti ci deve essere anche il coso più lungo. Oh mio Dio, l'ho davvero detto. Mi spiego meglio, esistono anche treni che superano lunghezze senza precedenti, come quello che ha battuto ogni record nel 2001 con più di 7 km di vagoni. Non c'è un video completo online da poter vedere, ma solo un pezzo. Possiamo però trovare altri treni simili, con lunghezze superiori al chilometro, che hanno lasciato tantissime persone senza parole. Cioè, guardate qua, sembra una partita di Snake infinita. Treno molatore. Ricordatevi una cosa, quale macchina migliore di un treno per fare manutenzione su una rotaia? Strana frase, ma vera. In fondo ci devono andare questi bestioni su queste strade, quindi mi sembra anche normale. Questo è un famoso treno molatore che sembra sempre stia frenando, ma non è così. Semplicemente serve a mettere in linea tutto quanto e per farlo il lavoro crea moltissime scintille che sembrano spettacoli pirotecnici. A volte si utilizzano per piccoli pezzi anche macchine più piccole, ma non altrettanto spettacolari. Questi treni sono stati creati più che altro per non dover rifare interamente un percorso quando è logorato, per togliere un po' di ruggine, quindi è un gran risparmio. Overtrain. Questa è una storia un po' tragica verso la fine, quindi ascoltate bene. Jim Bertin era un ingegnere francese che progettò un treno rivoluzionario, qualcosa che si avvicina ai film che guardiamo di solito con le macchine volanti. Aveva creato un prototipo di treno in grado di rimanere sollevato grazie al principio del cuscino d'aria, come gli hovercraft. In poche parole, il vento lo teneva su. Molto diverso dai treni magnetici, che invece rimangono in aria grazie all'utilizzo appunto dei magneti opposti. Era una cosa assurda, poteva rivoluzionare l'industria francese dei trasporti allora, e i costi di produzione erano bassissimi. Pensate poi che i primi prototipi superavano i 400 km orari, quindi cosa c'è che non va? Beh, il governo francese, che in un primo momento era felicissimo di creare cose del genere, rifiutò l'idea più avanti, lasciando il suo creatore senza alcuna speranza per il futuro. Avevano scelto invece i treni elettrici ad alta velocità di oggi, i famosi TGV. Questo portò Jim Bertin a togliersi la vita perché ogni suo sogno era infranto. Prima di concludere la risposta al quiz, ovviamente era Frozen, il magico mondo ghiacciato Disney, su cui ho fatto anche dei video sul canale, e ho fatto anche altri quiz, se mi ricordo bene. Union Pacific Big Boy.
Ah, ed eccoci alla promessa copertina del video, i Big Boy, tradotto in modo molto grezzo i ragazzoni. Erano le locomotive più grandi del mondo, di origini statunitense, erano anche tra le più potenti macchine a vapore mai costruite. Con una potenza di 4.700 kW, erano state progettate per trainare treni merci di oltre 3.600 tonnellate, a una bassa velocità, circa 60 km orari. Ne erano state costruite ben 25, ad oggi soltanto 8 sono sopravvissute e una addirittura in funzione, la locomotiva 4014 in California, superavano anche le 500 tonnellate di peso. Se volete sentirvi davvero piccoli e impotenti, beh, dovete almeno una volta nella vita andare in California e starci accanto. Con questo concludiamo. Spero il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel mi piace per aiutarmi e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.